Oggi una grande festa per Agrigento, il 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello è alle porte. Agrigento si prepara, i giovani protagonisti di oggi. Il 2017 è un anno che non solo del cinquantesimo, ma è l'anno di tantissime iniziative che si stanno sviluppando ad Agrigento, ma si stanno sviluppando anche nel resto, direi, del mondo, perché anche a Bogotà ci sono state iniziative a Zurigo, iniziative a Lisbona, cioè una sorta di riscoperta di questo drammaturgo che, come dice Sciascia, insieme a Borges e a Kafka ha in qualche modo rappresentato di più degli altri letterati le tensioni del Novecento. E la città lo riscopre con iniziative come questa, tanti giovani venuti da diverse parti d'Italia e non solo d'Italia, c'è una delegazione di ragazzi siriani presenti che arrivano dal Libano. E vorrei dire che Agrigento in questo contesto si è fatta trovare assolutamente preparata, sviluppando iniziative di partenariato col Ministero degli Esteri, col Ministero dei Beni Culturali, con la pubblica istruzione. Vorrei che questo cinquantesimo rappresentasse per la città una ridefinizione del proprio rapporto con questo suo figlio illustre. Finalmente, in un momento di grandissimo depensamento da tutti i punti di vista, facciamo le cose anche per il piacere di farle e stiamo così in sintonia con questa bellissima giornata di sole, con i nostri mandorli, con il nostro mare, con i nostri templi, con i nostri autori, con le nostre donne, con i nostri ragazzi. E offriamo a questi altri studenti, ragazzi che vengono da tutto il mondo, un sorriso che è il sorriso della Sicilia, il sorriso di una tradizione che è, insomma, veramente eccezionale, che si rinnova, spero anche grazie a questi piccoli uomini, come avrebbe detto il nostro maestro, che si affannano a cercare in qualche modo di entrare nella grande storia. I giovani, il teatro e Pirandello, potrebbe questo essere un nuovo punto di partenza per Agrigento? Ma io credo di sì, i giovani soprattutto. Oggi qui è un teatro pieno di giovani, di studenti. Il Pirandello potrebbe essere un punto di partenza, non solo perché racconta e parla di un'umanità intensa e straordinaria, un'umanità che evidentemente non appartiene solo agli agrigentini, ma appartiene al mondo. Credo che Agrigento meriti, attraverso Pirandello, di far conoscere i luoghi di Pirandello, che sono i luoghi ricchi di storie. L'Accademia delle Arti di Agrigento ha partecipato con diverse attività e anche con la realizzazione dei premi che saranno dati domani, giovedì, ai ragazzi vincitori di questi studi letterari che sono veramente delle cose molto belle. Questo di qua è il premio che sarà dato, questo qui sarà dato ai ragazzi vincitori su Petralave, che è stata realizzata dai professori e dagli alunni dell'Accademia di Agrigento. I ragazzi del Foderà di Agrigento, anche oggi protagonisti insieme agli altri di questa festa tutta agrigentina. Ma il Foderà si inserisce in questo contesto in quanto istituto selezionato dal MIUR quale scuola di coordinamento e di gestione di tutte le attività che rientrano in questa manifestazione. Manifestazione di cui dobbiamo essere orgogliosi, inserita a pieno titolo nel Festival della Strada degli Scrittori, che vede tanti alunni e docenti provenienti da ogni parte del mondo.